Ciao a tutti ragazzi da Julius 95 Gamer e bentornati a questo nuovo video di lotta in modalità VGC. Dopo essermi fatto uno pseudo team decente da modalità VGC, perlomeno che non faccia ridere al primo pro che mi incontra, ho deciso di ricimentarmi nelle lotte in VGC e oggi vi mostro questo video con un risultato a sorpresa quanto inaspettato contro Samuele, che utilizzerà Altaria, Gotytel, Mega Gardevoir e Terrakion contro Mega Manectric, già visto in precedenza, Landorus. E come nuovi acquisti abbiamo il velocissimo Infernape e il bulkoso Tundurus. Ecco qui, parte la sfida con Samuele. Lui manda in campo subito Morbites, il suo Gotytel, e Altaria, Morbites Shiny. Io manderò in campo Mega Manectric Shiny e Infernape, anch'esso Shiny. Manectric si evolverà in Mega Manectric subito, attivando l'abilità Prepotenza, inutile però su questi due Pokémon perché, come sappiamo, Pokémon speciali. E, la prima cosa che mi viene in mente con Gotytel, in quanto dotato di abilità per in ombra, è una Perish Song Trap, una trappola da ultimo canto. Quindi comincio con l'attaccare subito a man bassa il Morbites Gotytel per poter subito, appena posso, switchare i Pokémon per evitare che periscano. L'Altaria utilizza appunto ultimo canto, come avevo detto. Tutti i Pokémon che ascoltano saranno esausti in 3 turni. Morbites utilizza Calmamente e da qui inizia il suo conto alla rovescia. Avanzi fa riprendere Morbites, dopodiché viene evidenziato il conto alla rovescia dell'ultimo canto, meno 3 per Infernape e Manectric, meno 3 per Altaria e Morbites. Lui proteggerà entrambi i Pokémon guadagnando un turno utilizzando protezione. Altaria si protegge e Morbites si protegge. Inutili gli attacchi Urlo Rabbia di Mega Manectric e Fuoco Pugno di Infernape contro Morbites perché di fatto la protezione agisce. Poi qui in questo secondo turno, intanto il conto alla rovescia scende a meno 2 per tutti, in questo secondo turno un colpo di fortuna aiuta Samuele che riesce a fare la seconda protezione di fila su Morbites e proteggendolo di fatto dal KO che sarebbe dovuto all'Urlo Rabbia che invece colpisce Altaria e il Fuoco Pugno di Infernape. Infernape abilita Ferro Pugno con benda scelta, quindi Allegro, quindi abbastanza veloce da outspeedare parecchi Pokémon del meta e allo stesso tempo abbastanza potente con un attacco abbastanza elevato da infliggere danni ingenti. Morbites recupera PS, scende a meno 1 e Samuele adesso attuerà la trappola ritirando sia Altaria che Morbites dalla lotta e mettendo in campo Gardevoir e Terrakion. Traccia di Gardevoir prende Ferro Pugno di Infernape, Morbites viene ritirato dalla lotta. Un piccolo colpo di fortuna, diciamo, ma no, non credo serva più di tanto. Mi aiuta, Manectric usa Fulmine su Gardevoir, togliendogli metà vita e paralizzandolo. E il Fuoco Pugno che va a schiantarsi sul Terrakion non infligge molti danni. Mega Manectric e Infernape muoiono a causa dell'ultimo canto. Qui praticamente Samuele si è fatto letteralmente beffe di me. 2-0 per lui, 4-2 per lui già dopo pochi turni. Io mando in campo la coppia Tundurus-Landorus. La prepotenza di Landorus riduce l'attacco di Terrakion. Su Gardevoir è inutile. La Gardevoirite agisce sul Mega Cerchio. Io qui, sfruttando il tipo volante di Tundurus, attacco con Terremoto, che non ha effetto su Tundurus, ma butta giù in un colpo praticamente Mega Gardevoir e The King Nappy, carino il soprannome di Terrakion. 2-2. Pensavo, vabbè, Terremoto servirà per buttare giù questi due più Gotytel e per Altaria se la vedrà Tundurus. Magari. Qui invece faccio una mini cappellata io. In questo turno i due Pokémon si proteggeranno. E,
qui volevo utilizzare provocazione, dimenticandomi che era Altaria che avevo utilizzato Ultimo Canto e non Morbites. Stupido idiota che sono. E niente, al turno successivo Landorus colpirà Morbites. Morbites ha colpito la provocazione così da non poter utilizzare più protezione. Terremoto colpisce Morbites in pieno. Non lo manda KO, ma quasi. E l'Altaria può di nuovo utilizzare l'ultimo canto. Di fatto ha premuto il pulsante dell'autodistruzione. O perde lui o perdiamo entrambi. Psychoshock colpisce Landorus. Non gli infligge molti danni, per fortuna. Gothitelle, non potendo più proteggersi, va giù. Meno 3 per tutti. Landorus utilizza terremoto su Gothitelle. L'Altaria attacca con protezione per proteggersi e guadagnare turni. Terremoto non effetto su Tundurus, non effetto su Altaria perché entrambi tipo volante. E Morbites va giù. E di fatto. Accidenti a quel terremoto, Landorus purtroppo è stolato, il fulmine non va a buon segno. Mi ricordo all'ultimo di avere intro forza ghiaccio su, qui il terremoto vedete non va a segno, su Tundurus che però viene ridotto a causa della bacca. Quindi le mosse di tipo ghiaccio vengono ridotte di potenza grazie alla bacca. Altaria utilizza Trespolo e qui mancano due turni. Anzi, no, manca un turno, chiedo perdono. Dopodiché Altaria utilizzerà protezione, di fatto condannando tutti e 3 i Pokémon. Provocazione inutile fondamentalmente, terremoto non effetto su Tundurus e su Altaria. Ultimo canto scende a meno 0 per Landorus che va giù. Per Tundurus che va giù, per Altaria che va giù. Di fatto 0-0. È un pareggio. No. Il risultato è amaro perché premendo il pulsante dell'autodistruzione, tra virgolette, di fatto Samuele va a vincere questa partita perché purtroppo da regolamento, se vi sono condizioni atmosferiche o ultimo canto, il giocatore che vince è quello il quale Pokémon muore per ultimo, quindi il Pokémon più lento di fatto. Altaria è l'ultimo a morire, quindi Samuele, nonostante lo 0-0, nonostante l'attacco a kamikaze praticamente si porta a casa questa partita. Molto rammarico, mannaggia, la prossima volta utilizzerò Fran anziché Terremoto con Landorus, magari avrò qualche possibilità in più. E niente, questo è un pareggio, uno dei pareggi più accidenti che mi lasciano più l'amaro in bocca, devo dire. Bene ragazzi, questo è tutto, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, commentate qui sotto. Mettete un mi piace e mettete un mi piace soprattutto alla pagina Facebook Julius95Gamer e contattatemi lì. Sono disponibile per le lotte quando volete, sia in singolo che in VGC. Ciao belli, al prossimo video e iscrivetevi al canale!